diretta, come potete vedere dal nostro video in streaming, siamo anche su Facebook. Abbiamo ora come ospite veramente tanto tempo che è passato, lo abbiamo con molto piacere, il senatore Salvatore Piscitelli, che noi salutiamo e ringraziamo di essere con noi questa sera. Buonasera Piscitelli. Buonasera Sterio, a te gli ascoltatori, e grazie della chiamata. Pronto? Eccoci. Sì. Naturalmente no, ero io che avevo staccato la cuffia. Benissimo, non ti sentivo più. Allora, parliamo un attimo con Salvatore Piscitelli, che è stato, dicevo appunto, senatore della Repubblica, eletto nelle file del partito di Forza Italia dal 2008 al 2013, quindi una esperienza quindi parlamentare, ce lo ricordiamo tutti. Adesso è ritornato prepotentemente in auge il nome di Piscitelli per quanto riguarda una possibile candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative, ma intanto possiamo dire che non è da scartare, ci stai pensando? Guarda, io diciamo ho parecchi impegni di carattere professionale, per cui questa cosa che è stata un po' tirata fuori soprattutto da amici di vecchia data o comunque anche da giornalisti che mi hanno voluto chiamare in qualche modo, io ho detto sicuramente un occhio di riguardo per Porto Recanati l'ho sempre avuto e ce l'avrò sempre perché è la mia città, per cui se ci sono vorrei essere magari, come dire, di supporto a delle nuove idee, a qualcosa che può partire, ma certamente diciamo, cioè, secondo me è anche troppo presto per parlare tra l'altro di candidature, no? Quindi vedremo un po', ecco, diciamo, però sicuramente posso dare dei consigli da quella che è stata la mia esperienza, cioè portare un po' anche, come dire, una parola anche di diversa, no? Rispetto a quello che negli ultimi anni si è succeduto nell'agone politico portoricanatese, no? Che io purtroppo per vari motivi di carattere professionale non ho più seguito, però sto attento a quello che accade, cioè la città la vivo perché comunque ci abito con la famiglia. Quindi so bene quali sono le problematiche, l'ho sempre conosciute, problematiche che a volte rimangono negli anni e quindi vanno, secondo me, cercate soluzioni nuove. No, intanto possiamo dire che non c'è un no, diciamo che c'è una disponibilità a vedere come evolveranno le cose. D'altra parte, come diceva poc'anzi appunto Piscitelli, la sua attenzione nei confronti della città di Porto Recanati non è mai venuta a meno. Per ora magari posso limitare ad un confronto, a dei consigli, però non chiude questa possibilità, questa porta, questo elemento, diciamo così, che conferma che queste voci non erano uscite così. Io direi che non, cioè non si dice mai un no a nulla, nel senso che soprattutto in politica mai dire mai. Sicuramente chi dice di no è quello che ha più voglia di essere candidato. Sì, sì, è vero, è vero. Così in politica, vuole essere corteggiato. Vecchi schemi che ancora durano. È vero, è un po' il no di Prodi all'intervista del Corriere della Sera a dire no, io dal Presidente della Repubblica non ci penso per niente, la mia disponibilità non c'è, e poi magari se glielo propongono al momento opportuno diventa un sì. Allora, vediamo invece un po' la questione portoricanatese, visto che ci vive Piscitelli ormai da una vita, la città la conosce molto bene. Intanto questa questione della candidatura era stata proposta in un'intervista qui a Radio R da Tonino Paoletti di Fronte Comune, ma l'abbiamo vista anche da parte di Giovani, che è un gruppo sempre di Porto Recanati, quindi viene da più parti, e quindi Piscitelli può essere un nome, diciamo così, spesso bene. No, dicevo, visto che ci vivi tu a Porto Recanati da tantissimo tempo, ecco, puoi dire se secondo te nel corso degli anni è migliorata, se ha ritardato in alcune parti del suo sviluppo, se è andato indietro addirittura in alcuni settori, che idea hai? Ma sicuramente ho fatto anche l'amministratore per parecchi anni in gioventù, diciamo, no? Il mio primo incarico di carattere amministrativo, politico, chiamiamolo così, è stato a Porto Recanati, sono stato assessore, vice sindaco,
Beh, erano altri tempi, no? Diciamo nel 1999 quando iniziai c'è stato un cambiamento radicale perché dopo tanti anni di governo del centro-sinistra si affacciò il centro-destra e c'era anche l'entusiasmo, no? Quando si inizia un nuovo percorso. Ecco, io dico che ci vuole entusiasmo perché nella politica servirebbe quello, soprattutto in momenti difficili come questi, avere una squadra, avere entusiasmo può essere utile per portare le proprie idee, diciamo, a soluzione, a confronto e poter in qualche modo riuscire a dare, diciamo, delle soluzioni, no, che i cittadini si aspettano. Dunque, beh, negli anni posso dire che ho visto una città che sì, per certi versi è cresciuta, ma per altri è rimasta un po' indietro. Quello che dicevo anche a una giornalista che mi ha intervistato qualche tempo fa, mi piacerebbe avere molto una città che sta al passo con i tempi, che si apre anche all'esterno, che comunica, diciamo, anche con quelle che sono le realtà, non solo quelle vicine, ma che si apre anche a contesti che sono di fuori, no? Delle Marche, perché ci sono tante possibilità. Poi le relazioni umane a volte aiutano a trovare degli spazi che generalmente se tu sei chiuso in una stanza non riesci a trovare. Okay, ma quell'aspetto, diciamo così, della città dal punto di vista, non so, della fruibilità, del turismo, della viabilità, il settore anche commerciale che in fondo col corso degli anni è stato anche penalizzato da mille fattori, non ultimo a parte nell'ultimo anno da parte del Covid, ma questa è una questione, una parentesi che speriamo rimanga tale come parentesi, anche se piegherà le ginocchia a parecchi esercenti. Ecco, è una città che occorrerebbe, diciamo così, quale tipo di decisioni per poterla rimettere in sesto? Se fossi sindaco, che faresti? Porto Recanati è stata sempre una città che ha puntato sul turismo e sul commercio, quindi penso che vadano rafforzate un po' le politiche rispetto a questi due, diciamo, ambiti e settori. Tra l'altro poi ci sono problematiche che sono di carattere sociale che purtroppo viviamo da tanto tempo, no? Penso per esempio all'hotel house piuttosto che a quello che può essere il contesto odierno dovuto anche a questa pandemia, no? Quindi anche la situazione in cui si possono trovare tante persone che hanno perso lavoro, che hanno, diciamo, l'esigenza di ritrovare uno spazio anche lavorativo, per cui non è semplice, non è facile, ed è per quello che dico che ci vuole davvero anche tanta fantasia, ma anche molta, diciamo, molto entusiasmo, no, nel prendere in mano una situazione di questo genere, perché io penso che fare il sindaco, comunque fare l'amministratore pubblico, soprattutto in un comune, non è così semplice. E poi la città secondo me va anche curata di più, perché vedo che in certe situazioni, per esempio, le entrate del paese sono spesso, diciamo, non così, si potrebbero fare delle cose, diciamo, anche non di grandissimo valore economico, come dire, ma che possano dare dei risultati anche sotto l'aspetto dell'accoglienza, no? Per cui, diciamo, avere una città più pulita, più diciamo in qualche modo accogliente, no? per la gente e per il turista che viene, no? Che trova magari all'entrata, no? Non trovare sempre per mesi e anni i tabelloni delle lezioni, penso che smontarli magari e curare il verde oppure rifare l'aiole, perché ormai quei piccoli marciapiedi che le contengono sono l'entrata del paese, potrebbe essere un'idea che a costi, diciamo, non eccessivi. E poi ci vuole un... Cioè faresti un'entrata nuova del paese rispetto a quelle due esistenti, diciamo così, quella a nord e a sud? No, ma più pura del paesaggio. Più pura del paesaggio. Però effettivamente, Porto Recanati, effettivamente hai toccato un tema che ad esempio io non ci avevo mai pensato. Faccio un esempio, no? Poche volte, per esempio, Recanati, per dire, no? Recanati, adesso non so perché, però gli scorsi mandati io devo dire che ho sempre trovato, ci studiano i miei figli, ho trovato sempre una città molto curata, questo lo devo dire, come per esempio un'altra città che è molto curata, che mi è capitato qualche volta di andare quando fanno quel festival d'estate Estrella, no? Che organizza Lega Ambiente, adesso non ricordo chi è, che organizza questo forum, e devo dire che è un'altra città molto curata, cioè ci si tiene un po' anche alle cose, diciamo, come dire,
non di grande, di grande arterie stradali, ma anche le piccole cose che sono quelle che magari vanno subito all'occhio, soprattutto per chi viene da fuori ed entra in un paese per la prima volta. Quindi diciamo, queste sono cose che vanno sicuramente in qualche modo messe in linea e portate avanti. Poi c'è un'altra questione che magari è quella del, del capannone Nervi, no? Che tanti anni che sta lì, fermo, lì pure si potrebbe creare, diciamo, una progettualità, magari facendo anche un, come dire, la possibilità di dare, di individuare qualche, qualche nome importante dell'architettura italiana che magari possa dare un'idea, un progetto. Un progetto su, per dire, no? Sì. Cioè, l'architetto tra i più famosi, no? A livello nazionale, no? Che tra l'altro è anche senatore a vita adesso, no? Quindi hai toccato prima l'aspetto dell'Hotel House, si è molto detto, discusso se vale la pena continuare a illudersi che questo palazzone possa migliorare oppure effettivamente trovare la soluzione per lo spostamento dei condomini, degli inquilini. Secondo me sotto l'aspetto, diciamo, di pubblica sicurezza, lì è un discorso che riguarda la pubblica sicurezza, quindi diciamo, poi c'è una questione sociale che riguarda anche il comune, in più c'è anche una questione secondo me di ordine sanitario e di gestione un po'. Sicuramente ci sono anche brave persone che abitano lì dentro, per cui o si dà una sistemazione e si arriva a fare un progetto di sistemazione, magari cercando di trovare vie innovative, no? E fondi per poterlo fare. Oppure io non so, beh, comunque è una problematica che va affrontata radicalmente, no? Cioè bisogna incominciare a pensare come dargli una visione che vada al di là del breve termine, ma che possa essere, diciamo, a lungo termine. Quindi i problemi a Porto Galli sono tanti, è difficile anche da affrontare un po' in questa telefonata un po' tutte le cose che no per carità. Per esempio, per il turismo dare anche un'immagine di un marketing diciamo turistico che possa arrivare al di là di quelle che sono le solite, diciamo, come dire, fiere di settore o comunque legare anche dei rapporti di livello internazionale, cercare di creare delle iniziative che possano attrarre l'attenzione di personaggi anche di un certo livello, che poi fanno un po', creano anche un po' l'immagine stessa della città. Io, diciamo, con gli amici che poi tra l'altro, ecco, mi è dispiaciuto molto anche per la scomparsa della professoressa Donati, insieme a Carlo Trevisani, insieme ad altri amici, al presidente del Centro Studi e con Alessandro Meruzzi, avevamo fondato quel bel premio La Ginestra, no? Sì, come no. Ha avuto successo, se, devo dire la verità, a costo quasi zero, però già il nome di Leopardi è enfatizzato tutto il percorso di questo premio, per cui anche nomi importanti sono venuti proprio diciamo per il fatto che si evocava il nome del grande poeta Leopardi. Ma io ricordo l'ultimo incontro, mi pare stato con Giulio Sapelli. E poi l'ultimo che abbiamo fatto nel 2018 è stato con l'ambasciatore Balboniacqua. Ah, no? Vero, Balboniacqua, è vero. Sì. Internazionali. Vero. Quindi magari, ecco, bisogna avere delle idee. Le idee sono diciamo il pane quotidiano di chi vive da amministratore pubblico, e ci vuole anche parecchio tempo, per cui io non saprei. Il primo, il pane quotidiano, ce l'avrei pure le idee, però il tempo è un po' complicato e difficile, visto che in questo momento ti sto parlando da un ufficio che sono a Perugia per un incontro di lavoro, quindi mi sono un attimo appartato, per cui bisogna trovare anche il tempo. Di tempo ce ne vuole tanto, e infatti molti sono professionisti della politica, come sempre si è detto. Perché? Perché il tempo è importante, bisogna spenderlo, diciamo, bene al servizio di una città. Soprattutto penso che chi fa il sindaco è impegnato 24 ore su 24, perché poi può succedere anche il problema notturno, per cui sei sempre operativo. Certo. E allora bisogna essere consci che questo è un impegno gravoso
e che va rispettato se uno lo prende. Certo. L'ultima cosa, allora, visto che sei in uno studio, sei impegnato, il centro-sinistra cerca di trovare la compattezza e l'unità a Porto Recanati per strappare il comune al centro-destra che lo guida dai tempi delle elezioni di Glauco Fabracci, appunto tu ricordavi prima, nel 1999. Ecco, ma il centro-destra, c'è il pericolo che si possa dividere perché perché Mozzicafreddo insieme a Lobaldi è un'area di centrodestra, poi abbiamo tutta la componente partitica formata dalla Lega, da Fratelli d'Italia, c'è il rischio che si possa diciamo così centrodestra presentarsi con due candidati? E poi a terminare proprio, che giudizio dai, ci vuole un'alternativa a questa amministrazione o il tuo giudizio non è così diciamo così negativo? Ma io penso che si è fatto quello che si poteva fare, anche perché è stato secondo me un panorama politico molto frammentato, no? L'altra volta, se non ricordo male, erano 5 le liste, quindi sì, sì. Per cui ha vinto Mozzicafreddo col 22-23%, se non ricordo sì, male. Sì, 22%. Sì. Secondo me bisogna, soprattutto in questo momento molto difficile di ripresa, di rilancio, si spera, anche perché ci sarà un recovery plan che magari... Non so se è stata portata avanti qualche idea da sottoporre al governo per poi per i prossimi, diciamo, perché forse c'era anche questa possibilità da parte dei comuni di poter dare qualche indicazione di qualche intervento da portare avanti. Non so se il Porto Recanati l'ha fatto, mi scuso perché non so. Non lo so neanche io, non lo so, lo chiederemo al comune. Diciamo, però bisogna essere uniti, cioè bisogna fare una squadra unita che ha... come dire, un programma univoco che sappia come poter in qualche modo riprendere una strada che si è interrotta a causa Covid, perché c'è da rilanciare un po' il turismo e il commercio che sono in una situazione, penso anche a Porto Recanati, abbiamo avuto come tutte le città italiane purtroppo abbiamo avuto delle chiusure forzate, per cui bisogna in qualche modo cercare anche di creare per esempio per Porto Recanati un centro commerciale cittadino, nel senso che il comune si dovrebbe fare anche come dire, portavoce di istanze che vengono da tutti gli operatori del commercio e creare delle sinergie per cui magari invece uno di andare al centro commerciale, non so, sia a Cuore Adriatico, viene a Porto Recanati perché ci sono o sotto l'aspetto tecnologico sistemi per cui ti aiutano ad avere un contatto diretto, perché ormai si usa molto la tecnologia e i social, no? Così si dice, e il comune potrebbe, ci sono dei sistemi, io perlomeno mirando ho trovato che ci sono delle città che utilizzano per esempio dei sistemi tecnologici per mettere insieme tutte le attività a livello comunale e portare anche diciamo per esempio delle scontistiche piuttosto che dei servizi aggiuntivi, no? E per facilitare la possibilità all'utente di venire in città piuttosto che andare in centri commerciali dove uno si perde. E soprattutto è importante anche la viabilità, e io ti dico sempre è importante anche l'accoglienza, perché quando tu arrivi in una città e sei turista, se posteggi la macchina male, e come è capitato a me, ti trovi il biglietto con scritto gentile utente o come è, le faccio presente con la polizia municipale, faccio presente che lei ha parcheggiato in un posto dove non era possibile parcheggiare, la prossima volta che la troveremo in quel posto o comunque fuori posto e faremo la contravvenzione, diciamo. E io l'ho trovato bello questo, perché invece di fare subito la multa, trovare magari il vigile che ti mette questo avviso sull'auto, penso che sia una cosa anche di, come dire, di collaborazione, diciamo. Certo, di una città turistica che può raccogliere, no? E quindi tante idee ci potrebbero essere che per migliorare poi i parcheggi, trovare la possibilità di fare un sottopasso dal parcheggio che sta sulla statale, che sotto la ferrovia non si è riuscito a fare, non so per quale motivo, molto probabilmente bisognerebbe parlare anche con le ferrovie e capire quali possono essere. Bisogna avere anche, secondo me, la volontà e la voglia di avere relazioni con l'esterno, perché se uno si come dire, si chiude sulla città e non riesce a guardare fuori quello che accade, non riesce ad avere così una visione più ampia, è poi difficile affrontare certe problematiche, perché poi ecco ti devi trovare a parlare con le ferrovie dello Stato, ti devi trovare a parlare con il Ministero della, diciamo,
dell'ambiente per quanto riguarda le difese delle coste, allora devi avere anche la possibilità e la facilità di poter presentarti e saper in qualche modo intavolare sia la progettualità ma anche un colloquio, perché se non c'è nemmeno il colloquio è difficile poi risolvere i problemi. Certo. Benissimo, Piscitelli, hai cercato da buon esperto politico di evitare, rispondimi alla domanda, se per te era necessario anche un'alternativa a questa amministrazione. Allora, l'alternativa all'amministrazione, siccome saranno persone che poi alla fine se devono fare un centrodestra si dovranno rimettere insieme, no? Ah, certo, certo. Loro, sono alternative a loro stessi, oppure c'è cioè, un'alternativa. Un qualcosa diciamo di nuovo che può essere innestato, questo penso che sia, però penso che abbiano tutta la capacità e tutta la come dire anche la volontà di poter capire qual è la strada da percorrere. Io ecco quello che dicevo da parte mia può essere, siccome ci sono stati degli amici che mi hanno praticamente chiamato, io come dire sono sicuramente grato. Però se posso dare dei consigli sono qua e poi vediamo quello che succederà, tanto c'è tempo, si vedrà. Però mi ricordo sempre che ricordiamoci che la politica, perciò io in questo momento da qualche anno un po' ho staccato la spina, perché tra l'altro a livello professionale avevo altro da fare, però è anche vero che è fatta di tanti opportunisti, di tante persone che stanno lì, che ti vengono vicino perché hanno voglia che tu, mentre tu c'hai l'incarico, e questa è un po' la politica, no? Dopo c'è chi la mastica bene perché ci vive, e c'è chi la mastica male perché come me avevo passione e poi alla fine ho detto ma chi me lo fa fare, c'ho altre cose da fare, no? Parliamoci chiaro. Però c'è sempre un grande rispetto per il territorio, c'è sempre una grande volontà per il territorio, per la città e per i cittadini. Il resto la politica è logico che c'è. Ma certo. I protagonisti veri sono i cittadini, la città è chi praticamente la vive quotidianamente con le proprie attività. Per il resto la politica certo. Dovrebbe essere di supporto, speriamo che lo sia. Certo. No, per carità, anzi, vedo che poi da quello che hai descritto, piano piano, no, ragionando, hai toccato molti aspetti della città di Porto Regani, quindi hai un quadro, una visione ben precisa di questa città. Benissimo, ti ringrazio, buon lavoro, a presto allora. Magari. Grazie, buon lavoro. È stato un piacere risentirti. Grazie anche per me, un saluto a tutti. Ci vediamo, grazie, ciao, grazie.